Sono Marta Belforte e sono socio di Manamanà dalla nascita. Manamanà è un'associazione culturale nata nel 2003. L'idea che abbiamo avuto era la più semplice, forse, è stata di mettere in gioco le nostre competenze professionali e di metterle al servizio in maniera no profit, quindi gratuitamente, per tutte quelle altre realtà che hanno bisogno, a loro volta no profit, di servizi professionali, di comunicazione, organizzazione di eventi, supporto nella progettazione o nel trasferimento dei contenuti, senza poterli pagare. Come siamo arrivati a Senza Moneta e che cos'è Senza Moneta? Si è trattato per noi di provare ad allargare lo sguardo al problema della convivenza in sé e delle conseguenze che il nostro modo di convivere in uno spazio sociale come quello della città si porta dietro. Abbiamo provato a pensarci come promotori di un'iniziativa che non fosse una proposta sulla carta, che non fosse solo un manifesto, una dichiarazione programmatica, una serie di dichiarazioni di intenti, ma che potesse configurarsi come un'attività, una prassi, un esempio di comportamenti a cui far partecipare le persone che con noi abitano questo luogo. Sono Daniela Calisi, sono una delle socie fondatrici di Manamanà. Quello che è successo è stato un dire proviamo a creare una situazione in cui c'è qualcosa di così particolarmente diverso e così sostanziale che tutto ciò che avviene lì dentro in qualche maniera cambia, in qualche maniera si è costretti a riragionare, a ritrovare una nuova forma. E l'elemento che Senza Moneta trova anche nel suo nome è appunto togliere il denaro dagli scambi. Questo è stato per noi un po' un voler dire non tanto siamo contro il denaro è male, ma assolutamente, ma è stato dire proviamo a vedere cosa succede, se questa cosa che è così presente in ogni momento della nostra vita venisse a mancare, come dovremmo ristrutturare, come cambierebbero le cose che facciamo. Si è un po' persa la capacità di trovare valore nelle cose che uno riesce poi ad ottenere e che quindi spesso le persone lottano nella vita per procurarsi molte cose che però poi non restituiscono loro il senso di cui hanno bisogno per vivere bene. Ci siamo accorti che il numero in qualche maniera ha preso il sopravvento sopra il senso. Quando, come normalmente acquirente, non posso più ricevere un numero, non posso più sapere questo vale 5, sono costretto a ascoltare dall'altro quanto vale quella cosa e l'altro è costretto a raccontarmelo. Cioè classicamente scatta il ah, questa è la cornice della mia nonna che da tanto tempo che la tengo, oppure per esempio come sentivo prima questa gonna l'ho comprata in India, ce l'ho da tanti anni ma adesso è tanto che la metto, è ancora bellissima però io ci sono affezionata. E scatta il racconto di quella persona, già sai che è stata in India, che quella gonna l'ha presa dalla sua amica, insomma tutta una serie di cose che vanno a arricchire quell'oggetto lì. Quell'oggetto lì non è più soltanto un oggetto morto, diciamo un oggetto statico, ma si porta dietro la persona che hai conosciuto, che cosa ti ha raccontato di quell'oggetto. Un po' come quando hai un'eredità da un parente. Uno dei modi principali con cui noi conosciamo il mondo, che è il denaro, è un po' una fregatura. Nel senso che ci porta via tanto che potremmo conoscere che non facciamo più in tempo a conoscere, proprio perché il denaro è un facilitatore pazzesco, però facilita un po' troppo a volte, per cui lo scambio si annacqua, si perde, va via. Io sono Giovanna e nella vita mi occupo di organizzare eventi. La gente soprattutto all'inizio era molto disorientata, straniata da questo approccio, perché appunto è molto facile tirar fuori i soldi, pagare e andare via, quindi non avere relazioni con chi ti sta vendendo un oggetto. In questo caso si ribaltava tutto, quindi c'era la necessità di inventarsi delle cose e comunque di stare un po' al gioco. Si abbassano come delle difese. Il valore non è il valore dell'oggetto, ma quello che tu attribuisci anche in quel momento a quella situazione. Man mano si sono ingranditi sempre di più Senza Moneta e abbiamo capito che questa esperienza raccoglieva persone che avevano in comune delle cose, se non proprio delle idee, perché non arriviamo nemmeno a formulare propriamente delle idee, però avevano in comune delle sensibilità e questa è un'altra cosa bella, perché è una cosa estremamente trasversale che noi cerchiamo di proteggere dal modo normale di trasmettere idee, sensibilità o di
raggruppare sensibilità, che è una cosa che non ci piace tanto. Ognuno viene a Senza Moneta con la propria e viene perché Senza Moneta è un'esperienza che gli piace, per motivi che sono i suoi, ognuno i suoi. Chi viene per socializzare, chi viene perché ha un sacco di roba e ha un sacco di voglia di scambiarla, chi viene perché ha i bambini che si divertono un sacco. Gran parte della nostra comunicazione passa anche per le associazioni, che coinvolgono i loro associati, spiegando che loro faranno questa azione dentro Senza Moneta e che quindi portano sempre più persone. A un certo punto questa rete è esplosa, per cui quando abbiamo fatto il Senza Moneta in San Salvario la prima volta sono arrivate, si dice, circa 8.000 persone. Di lì è arrivato poi quello che chiamiamo il kit di costruzione di Senza Moneta, che è stata un'operazione lunga per noi, è stato un grande sforzo per l'associazione riuscire a modellizzare, però era anche il modo per poter, fondamentale per noi, regalarlo. Lì dentro c'è tutta la nostra conoscenza su Senza Moneta, è anche il seme che noi gettiamo. E quando, come ci è capitato poco fa, arriva qualcuno e dice: io ho deciso che lo faccio, allora come devo fare? E lì è proprio festa. Io sono Filippo Dionisio. Nella vita sono un progettista per la cooperazione sociale e per l'associazione culturale sono presidente. Un fil rouge che passa un po' attraverso tutte le attività che portiamo avanti è un po' quella della circuitazione dei saperi e della gratuità sostanzialmente e della facilità delle relazioni attraverso la circuitazione dei saperi e la gratuità. Primi risultati che possiamo valutare, sicuramente noi abbiamo portato delle idee nella discussione pubblica. Quello che vediamo sono delle relazioni che si ammorbidiscono. La nostra provocazione è quella di cercare di superare questi paradigmi di un po' violenti che impongono delle visioni di sicurezza e di soprattutto di insicurezza. Su quello si fanno poi delle proposte politiche anche. Noi facciamo nel nostro piccolissimo, cerchiamo di fare delle proposte che sono esattamente antitetiche, cioè dimostriamo quanto con delle azioni e delle pratiche semplici si possono poi costruire delle relazioni che sono durature nei territori, tra le persone, tra i vicini di casa.